OP. Assolutamente sì. Quella mossa, nonostante siano light damage, Light, beh, è comunque fatta per funziona trollarti molto. quella cosa. Cioè, è scritto lì per trollarti, pure io ci stavo cascando, ho detto fermate. Penso che le uniche mosse più potenti di quella, anzi, penso che di fisico non ci sia nulla più potente di quella. Al massimo di magico ci può essere le mosse dei personaggi DLC. Non riesco a pensare a nient'altro. Per dirti, c'è coso, c'è Thanatos che proviene da Persona 3, che ha una mossa che fa un danno bello elevato e allo stesso tempo ha alte chance di intimidire i nemici. Quindi doppio utilizzo di mettergli paura, insomma. Doppia superpotenza, very nice. Doppio protox. Parlando di protox qua, non ho fatto alcuni eventi. Vediamo. Io devo fare qualche cosa pure lì su TC2. Mo finisco qua. Nel momento in cui trovo un momento per salvare. Same, Morgan. Sente? Un pochino. Casella di posta, the fuck? Ah sì, pezzi di merda. Comunque sì, devo sapere la roba dei pre-order di P5 Royal, Ma la piuttosto descrizione sullo che store non aiuta. aiuta poco purtroppo. L'unica cosa sarebbe andare a cercare informazioni da qualche parte, solo questo. Me Comunque, controllo io sì, allora. quella roba probabilmente non è spoilerosa, però c'ho paura che Beh, buco ma nemmeno ogni cosa minima è spoiler, però, quindi. Vabbè, vado io. qualche cosa PlayStation Store. già so del gioco che io avessi voluto saperlo o meno, però io no. Pure a me sono capitate cose, un pochettino me la sono presa, ma non tanto a livello di Dio porco, che notizie. Ah, sono usciti i giochi del Plus finalmente. Era ora. Erano usciti il 7. Ma fino a ieri non mi si vedevano a me. Vabbè, non ho manco controllato, quindi non lo Io mi so. sono messo a controllare, quindi. Il valore totale dei giochi è 28,98€. Che mese di merda. Vabbè, sti cazzi, tanto la Drake Collection l'ho giocata e non faccio in tempo ad ammazzare. Ma com'è che Share è così scarso? Cioè, nemmeno io ho avuto tutti questi problemi. Cioè, come cribbio si fa? Ah, sai. Royal cerchiamo, vediamo che succede. Non mi esce Battle Royale sicuramente. Eccolo là. Ma come, che notizia. La cerchiamo. Persona 5 Royal. 5 Royal pre-order di Allora, Digital PlayStation. Pre-order dice, non dice un cazzo sui contenuti. Quindi Digital Deluxe, vediamo che dice. Include il Royal Kasumi Costume Bundle, che include 4 set di oggetti cosmetici. E questo è il digital. Ora vado a vedere l'altra prima che sta gara parte. Ci Vaffanculo. saranno due versioni, Deluxe e Ultimate in digitale. Yeah, la Deluxe ha quel coso cosmetico. Ora mo testa di la Ultimate. Ah, ok. Royal DLC Pack include costumi, battaglia e persona del Persona 5 Royal Kasumi Costume. Il Royal Battle Bundle e il Royal Persona Bundle sono dei DLC vecchi. Ah, Che cosa? ti mollo questo. Allora, includi. Ti mollo sta scritta qua perché non so. Non c'è nulla di spoileroso comunque. C'è sto testo.
Include, dice, il Royal DLC Pack, che è quello che c'era scritto nella Deluxe, quindi i cosmetici, più gli altri due, no, gli altri tre, no, due, stavo scherzando. Sì, questa è la roba che ho letto di là. Ma più di questo non me l'hai specificato, quindi. Non è che ti dice che cosa Infatti include. sarebbe, ci sarebbe da cercare altrove, perché nello store non si capisce purtroppo, e manco ci stanno immagini a riguardo, Ma quindi... figurati. Vabbè, ma tu ci vai a spendere 100 euro? Purtroppo no, però sono curioso più che altro. E allora quando esce lo saprai. Perché mi riguarda già tanto Se sul fatto che sapessi, sto qui a Mala. penso che se sapessi il giapponese potresti leggerlo dallo store o dai video di qualcuno che li ha fatti in giapponese. Assolutamente. Ma Ma cosa direbbe sapere giapponese? Qualcuno avrà già tradotto quella roba in giro, sicuro. con tutti i rischi che ne conseguono, però spoilerini a go-go. Ma che è sto silenzio? Ma in mona. Vabbè, oh, bello sto poligono che è apparsa random nell'acqua. Grazie, TC2, sempre a regalare grandi emozioni. Hoodies. Ma se glielo ho appena spiegato un po'. Gliel'ho appena spiegato letteralmente che gli fa quella cosa. Dio cane. Poi c'era sempre Banzo che diceva, era su Persona 4 i social link non parlano delle persone fuori dal gruppo, ma parlano dei personaggi stessi. E quindi diceva che i social link sono fatti meglio lì. Non credo di comprendere. Cioè, allora, com'è che c'è Eiko per Makoto e gli altri amici degli amici? Cioè, si parla sempre di altre persone che non sono il personaggio principale nei social link. Nei confident. E quindi non c'è un passo indietro rispetto al 4, non lo so. Cioè lei sosteneva questo. Oddio, non mi ricordo quale menzionava, che c'era uno che parlava di. Boh, non mi ricordo. Vabbè. Comunque sì, la sua idea era quella. Per come ha parlato gli altri due, sembra che lì la storia potrebbe essere anche più interessante. Di quale? Nel 3 e il 4 ne parlava molto bene. Però quando lo dico io no, eh? Lo so che hai detto pure tu. Cioè, me l'hai pure detto, Vabbè. guarda. È più dark il 3, mi hai detto. Sì. Ovviamente no, che domande. Madonna, Shani. Io pensavo di essere messo male, le mao.
Non capisco. Intanto scherzando dentro è il 9 di gennaio e il DLC di Kingdom Hearts si sta avvicinando. E non ho sofferto da morire come ho sofferto per aspettare il gioco in sé. Quindi very nice. Grazie. Non mi senti lagga, vero? Non è... No. Ok. Minchia, però pensandoci, in effetti all'inizio ti mancano un sacco di abilità. Quello rende le cose bullshit. Devi vincere la corsa, non i primi 50 metri. Anche no. Cioè io... Mi sono sbrogliato i boss alla fine con Debilitate e gli aumenti di attacco mio. Pa pa pa. No. Quindi TC2, io dovrei ancora aprire Io l'ho fatto ieri. il booster. Io sono pure al 1400° giorno, che vuol dire 7 giorni del booster per tutte e quattro le cose. Ero al giorno 250, ieri ho preso il booster di crediti. Mi sono fatto 10 milioni di crediti così a random. Li ho recuperati. Se poi rimango senza altre cose da fare oggi o domani, continuo. Bello è che la gente... Boh, non... Alcune... Ho trovato un... Solo un giocatore che ha capito la mia strategia con Limbo di difendere, gli altri... O stavano fermi da me oppure... Boh, cioè, fatto sta che la gente dell'index non lo sa fare. Sembrano disperati. Assolutamente, l'index, la gente non sa Cioè, fare vengono. tante cose di norma. Vengono in gruppi da due Rhino e poi muoiono, capito? Con tutto che mezzocampo è bloccato dal Rift. Che sentono solamente dire ah, Ryan è forte, non è che dicono com'è che diventa forte o com'è che dico tu. E cazzi vai. Cioè, per esempio, tu potresti portarti pure Limbo all'index, ma se non hai la mentalità per fare la Se non difesa. hai il max range, se non hai Esatto. tutto il necessario per bloccare Esatto. in eterno i nemici, non risolvi un cazzo. Esatto. Non ce la fanno. Poi arrivano quei gruppi che sono tipo il peggio assoluto. Ovvero che non solo non riescono a fare un cazzo, ma fanno arrivare i nemici fino alla base. Oh, hello. Che poi ho capito, no? I droni sono dei bastardi in cui c'è una velocità assurda. Mi hanno fatto sneak 2 volte. E lì è proprio il momento in cui refresci la 2 e la 4 allo stesso tempo. Quindi devi avere tipo un modo per non... Per refresciare più veloce che... Boh, vabbè, devo gestirmi. A ogni Se non modo. fossi morto ieri, avremmo fatto qualcosa noi due insieme piuttosto che tu, perché è pesante No, vabbè, non è solo. stato un problema. Alla fine... L'unica sconfitta che ho subito, sai qual è stata? Che i pirla stavano accumulando punti. Gli ho scritto Look at the time, gram a 20 secondi. E loro continuavano ad accumulare senza bancare. I coglioni. Cazzo. Quello è basic index, basic online Basicalli. index. Io non lo faccio mai matchmaking, me ne sbatto il cazzo della gente. Per anni ho fatto le cose da solo e non me ne pento minimamente perché mi risparmio tante bullshit. Tante E bullshit. beh, e lo so. Solo comunque con Robbo o te, mai con gente, taglia del genere. Perdi solo tempo, neuroni, non ne vale la pena, assolutamente no. Ieri non ho fatto le altre niente perché mi scassavo a cambiare di posto Oh wow, quanta roba gialla che ho droppato. Mi rompevo a cambiare di posto i
i perk. Proprio laziness assoluto. Cosa ho lasciato indietro di eventi? Vediamo. Street Race, Street Race, Touring Car, tutte le Street Race e il Drift praticamente. K. Nel frattempo io sto considerando l'idea di defolloware Shy. Il sale. Ma mi sta facendo già Wow, con la M2 il paura. punteggio così basso avete. Sì, perché devo ancora fare una run decente con la beta handling e questa lo fa cagare un giro. Madonna di Dio. Invece. Wow, con la M5 ho fatto. Ma hai modificato qualcosa? Sulla M5. M5. Ah A sì, drift. la drift. Sì, l'ho assolutamente modificata perché Vanilla è tipo merda fumante. Boh, passami il coso, magari dopo poi ci provo per cazzi miei. Send setup proprio. Perché io scrivo fammelo e mi dice dammelo? Traduttore di merda, fammelo sapere. Tecnicamente avrei messo, sai, no? Unisciti. Impostazioni bro. Ah già, le impostazioni. E che intanto faccio così, invito inviato. No, non mi serve l'invito, tecnicamente già mi sono unito. Praticamente classic to kill due boss. Accetta l'invito così lo fai impazzire il crash. No, vabbè, non No, crash. grazie. L'ultima cosa che mi serve è quella. Ma com'è arrivato l'invito, per l'amore? Fantastico sto gioco. Sta cazzo di BMW di merda. Ah sì, cancella i pezzi inutili. Useless piece of shit. C'è roba che ha fatto tanti tentativi sulla drift, una certa ha detto vaffanculo, non gliela faccio più. Tanto per farti capire quanto fa cagare quest'auto. Bel Allora, ci sei? meme. Sì. Campanatura al minimo, arretrato lì al massimo. E una tacca di distribuzione aerodinamica indietro. Per una drift tutto qui? Wow. Sì. Ma. Quindi proprio è lo schifo sta. Vedete capire. Vediamo, devo spostare i pezzi dalla cosa. Se modifiche così, in teoria dovrebbero aiutarti a fare quella merda. In pratica se ne fai... Oh, mi chiede così così. Yeah, Questo understandable. gioco deve piantarla di rompermi il cazzo con salto 2000 metri con un veicolo d'acqua, mi rompo il cazzo. Bel man. Mi ha dato distruggi 5 avversari in Demolition Derby. Quella è già un po' più fattibile di quell'altra merda. Fatto sta che è lunga. Mi rompi coglione. Allora, Dice lunga salto 2000 metri con un veicolo d'acqua. Anch'io, mi metto a farla con l'overcraft sulla terra. ma anche quello non basta, ci metti comunque 80 anni e mezzo. Pure se te ne vai in un posto che è tutta una rampa tipo le cose da Monster Truck. Mettiamo. Dov'è M2 beta handling? Oh, ok. È quella Però. tigrata, non te la sbaglia. No, perché ho dovuto mettere addirittura a marchio, siccome ho tipo 90 veicoli da street race qua. Dov'è LOL. il doppio Brotox qua? Quale? Sai qual è il problema di quest'auto? Quale? Numero uno, c'ha il tipico problema del cambio che non cambia. Lo senti Oh quando no.
fa quella merda lì, che quello manco cambiando nel quando la marcia cambi qualche cosa, Delete. cioè, ma proprio cagare e basta. Numero 1. Numero 2, si guida da schifo e la pioggia della gara sua non aiuta manco per il cazzo. E quindi devi per forza cercare di gestire tutto quanto alla perfezione se vuoi riuscire a fare una cosa decente. Magnifico. Cosa che io finora non sono riuscito a fare in quella normale, però ora voglio riprovare con quella beta handling. Che poi mi sorprende che hanno lasciate così a disposizione queste beta handling, senza renderle. Vabbè, che poi che fanno? Giusto. Il fatto che sto tre in croce, se non ricordo male, Sì. con solo tre auto dubito se possa arrivare a compiere qualche cosa. Sarebbe già meglio se facessero un'intera funzione di beta handling, però mi sa che ci vuole molto più Ma tempo. dovrebbe andare a per ogni auto, sarebbe difficile. Esatto, sto dicendo, ci vorrebbe troppo effort, numero uno, e numero due, quante persone utilizzerebbero davvero quella cosa? Nessuno. Mi pare di capire che non ti ha fatto niente alla fine. Sì, esatto. Ok, Ma mi bel pare di capire che questa merda continua a non voler girare manco per il meme. Però non cazzo. sta manco prendendo gli eventi a me, quindi non è che è problema mio. No, che l'ha preso. Potrebbe anche essere da una parte, considerando il mancamento dei primi. Per Sì, che due coglioni. quanto ne sappiamo. Ah, questa gara? Ok, almeno so che non è esattamente un cancro, però a differenza sua l'auto lo è. Ah, come drift, addio. Ok, tu quindi hai provato direttamente con le mie impostazioni. No, la beta handling sto facendo io per adesso. Ah, sta gara è cancro però, eh. Non puoi dire che non lo è. Sta gara è Non è assolutamente la migliore, ma non è nemmeno la peggiore, questo io penso. Ah, il salto mi sono scordato, Dio boia. Esatto. Dice, quante volte la facciamo sta gara? L'ultima volta è stata l'anno scorso. Bel me. Stavo per dire, non è passato tanto tempo, poi ha realizzato il Joker, preferivo non realizzarlo. Esatto. Esattamente. Ok, quantomeno non è tipo tremenda la beta handling. Non so com'è la standard, ma questa se guida. Vuoi il mio parere, comunque veramente Sì, dico, a confronto con quelle normali, sì. Dico, per questo evento specifico. Non girano, quello è il loro problema. Non girano per nulla. continua a dire che le storie di persone 3 e 4 dovrebbero piacere a me. Poi c'è sempre il discorso, non te la devi rigiocare. Posso capirlo benissimo, da una parte. Dall'altra, limitarsi a animazioni e cazzi vari. Non è beneficial. Hanno la sezione in difficoltà pure loro? Lo prendo Mi pare di sì, come un no. Ah, mi ok. pare di sì. No, Perché se li l'ho messo metto. senza, non me lo ricordo Perché se tantomeno. li metto a easy e vaffanculo Persona 3 FS l'ho giocato 3 anni fa. qui. Persona 4 poco meno di 3 anni fa. So che Persona 3 Portable, che lo sto giocando di recente, c'è là la funzione. Solo che Persona 3 Portable, sebbene porti migliorie dal punto di vista di combattimento, non ha cazzine. Una cazzina Perché su PSP è un po' difficile far girare le cutscene. Non so come hanno fatto a farle per Clank e Ratchet. guarda, l'unico problema era lo spazio dell'UMD.
Già. Quindi le cazzine già ci stavano anche lì. Quindi, sai. E poi io non parlo solamente di cutscene 3D, ma proprio l'anime. Manco le parti in 2D, quest'anno. Hanno fatto tutto con modi visual novel. Proprio faccia a faccia e ba. Come i giochi di Yu-Gi-Oh! Tranne la parte del dungeon, quella continua a essere 3D, quella continua a funzionare proprio come. E mi sa che hanno speso tutte le risorse lì in mezzo a sto punto. Può darsi? Fatto Che sta che non dover camminare in giro a perdersi per la scuola non mi dispiace molto. okay. Me. Perché la sensazione che farò un tempo di merda ancora peggio del vostro? A giudicare come stanno andando. Forse questo è proprio ciò che accadrà. La cazzo di gara. Ma Yay, albero! La gara fa cagare, non arrivo. Pure quest'auto. Mo' più tardi apro Word, non devo dire che per la prossima settimana cercherò di cagarmi un po' di più. Tu dici, ma te lo sei cagato fino adesso? Sì. Ma quei booster sono tutto, sai. mi sono sbattuto il cazzo perché dovevo finire per forza. Ne è valsa la pena perché ieri poi l'ho giocato a cuor leggero, sai, dopo che torni da una cosa con la tranquillità. Dici, mi sei mancato da un lato. Q5 però ti lascia quel vuoto quando lo finisci. Ma dimmi che cazzo è finito. Abbastanza. Abbastanza. Non ai livelli di che ho avuto con Spasso nel tempo, però. Che quello è il mio unico 10 su 10, quello rimane l'unico 10 su 10 che mai assegnerò, perché mi pare di capire che non esiste la perfezione. In before Royal ti fa rimangiare la parola. Ah, non lo so, questo è da vedere. 4 e 14, che tempo del cazzo! Non è che ho lasciato qualche altra scorciatoia, 7 secondi sono tanti. Boh. 69.000 K. Hai tagliato lì tra gli alberi? Ho fatto il salto, dici alla fine del salto? No, un po' più avanti del salto. No. C'è una di tante curve che ti porta a fare un pezzo dove tagli in mezzo al parco, praticamente. Ma qua invece se tiresse BMW Gran Turismo cosa intende? Conta la M2 così almeno non devo spostare i perk. Porco demonio. Same. Quanto mi sta sul cazzo sta merda! Quindi M4 e M5. Ok. Quale metto? Dove stiamo parlando? M4 e M5, la gara BMW Trace? Gran Turismo qua. M4. Tutti utilizzano la M4. Io non so come sia la M5, ma se è come la Drift, allora 1000% M4. Meme 5. Meme sono 5, vai. Le mao. Quanto mi sta sul cazzo sta macchina? Devo chiamarmela comoda per fare cose senza morire? Ok, me la più comoda, intanto ho già fatto un tanto di merda. No, non dovevo. Ma Dio porco allora. Stamattina ho visto il tuo post su Twitter, riguardava Vabbè. Rivers in the Desert, stavo per mettere il like, poi ho visto che Che hai ne messo uno strume? E strumento. perché quella è? Quella è, mi No, dispiace. no, 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 no. L'instrumento, guarda, posso capire Beneath the Mask, perché quella instrumento l'ho cantata, è bella comunque, ma Rivers in the Desert senza la voce di Lin è incompleta. Allora, sai qual è il. Allora, quello è il mio problema in generale con le lyrics di tutto il gioco. Quella Però addirittura non addirittura. rispettano.
Ok, quella è l'unica, ma nel resto delle canzoni. Believe. Fammi finire però. Nel resto delle canzoni c'è, non lo so, non rispetta quello che io penso sia mentalmente il, sai, la scansione delle parole. Non sapere, c'è cioè un problema mio probabilmente. Però sì, io mi aspetto che le parole vadano, come dire, scandite come le note, invece certe volte concentra tipo del più parole in un singolo beat, no? Ah, è difficile da spiegare quello che intendo, però. Penso di capirlo, però non vedo perché farsene tanti Non problemi. Io riesco penso sia ad più abituarmi io. Quello è, non è un problema. capirlo come problema in caso tu voglia cantarle queste cose. Quando vuoi cantarla questa cosa e c'è quella cosa, lì diventa Esatto. Io ho antipatico. provato a seguire il Però quando karaoke invece sotto di spinta. cosa, di sì, perché c'era la versione strumental di Rivers in the Desert, no? E c'era i sottotitoli, come per dire, ah, puoi fare karaoke così. Ho provato a seguirlo mentalmente e non riuscivo ad azzeccare nulla, poi quando l'ho riascoltato. Ah, c'è di peggio per quella cosa, c'è di peggio per quella Tipo cosa. Così su due piedi non mi viene in mente, però ci sono altre canzoni cantate che sono molto più difficili da cantare rispetto a Rivers in the Desert. Anzi, se ci pensi, Rivers in the Desert va molto più a tempo a cantarla rispetto ad altre. Wims of Fate. Allora, non è che la No, odio Wings la. of Fate pure non è pure quella è facile da cantare in un certo senso. Abbiamo detto questo, non è che odio quella quei vocal. Io Se a un certo Takeover, ad punto. esempio, quando Qual è passa, Takeover? quando finisce per la seconda volta il ritornello, fa. Quella Casino. parte lì, Yeah. io non riesco mai a dire bene l'ultimissima cosa, dovrebbe dire say your prayers now, lo dice in modo così veloce che non ce la faccio mai. Say your prayers now. Più che altro sbaglio sempre il modo in cui lo dico. Sei troppo veloce mentre La fai Rivers in the scansione delle Desert. parole è complicata. No, che merda! Che Ma merda! posso capire perché tutte le gare sono sul bagnato di sto summit? Perché Due questo summit deve coglio. essere una merda completa, perché altrimenti non puoi incazzartici abbastanza. Però io voglio quello scorpione, assolutamente. 2,55. Io devo ancora guidare una BMW dentro sto gioco che non faccia cagare da morire. Mi dispiace, però l'istrumentale è pure. Gli ho fregato? Ho fregato qualcuno? No. Addirittura ho fatto 10 secondi peggio. Cosa ho sbagliato? Forse è la Ritorna mancanza ragazzo. di. Sempre di a cosa della M4. Magnifico. Vabbè, guarda, 119.000 mi sta pure bene. Che mi dice invece dell'host di Yaldabaoth? Qual era che non mi ricordo? No, non so il nome, dimmi così la riascolto così. Yaldabaoth. Ok. Qual è il nome d'arte di Molto Yaldabaoth? K, molto K. Host numero 105. Ah, non è male. Oh, pure una gara con la moto c'è, ma Dio porco Poi allora. piace moltissimo la cosa che hanno fatto alla host dopo, quella quando avevo qui Satanael. Hanno fatto in modo che se sei abbastanza veloce a leggere la roba, arrivi a fare in perfect timing con la host il momento in cui Satanael si mette a sparare in testa a Yaldabaoth. Proprio perfezione. Io non so se l'ho fatto così, ma credo Lievemente ritardo, un lievissimo ritardo. di no. No, ok, sto Oddio, pezzo è mamma mia. bello.
Che poi era scritto con la Y il nome, ora con la J sembra. Che qua il nome della host è con la J. Playlist vecchia, perché in passato si scrivevano tutti gli Gialdabout con la J, c'era Y e non so quanto tardi pure Childabout. La cialda. Vediamo sta cazzo di gara, sarà un cancro perché le moto. Ma oh, tutti con la moto stanno. allo stesso tempo però posto Ah, ora me li porto. tanto di boss fight finale, che è un po' strano. Cosa ti aspettavi Considerando che io ho giocato pure P3 e P4 non ho sentito di essere diverso, per dirti, cioè la vostra del boss finale di P4 che è tutta un'altra cosa. Fammela cercare, le name. Genesis, quella è la vera host finale. Non è cantata, perdonami. Buono, buono. 7 minuti e 51. Oh no, questa gara qui è, ma Dio. Cioè, senti qui come cambia di molto l'atmosfera. Poi E beh. quel boss è qualcosa di atroce. Penso che il boss di P4 non lo batte nessuno di P4, a meno rispetto a Yalda e il boss di P3. È atmosferico, dai. Sì, può dirlo forte, può assolutamente dirlo forte. Quella merda di boss fight, tu non hai idea di quanto mi rompevo il cazzo. Cioè, io praticamente non attaccavo quasi mai, mi limitavo a buffare gli alleati e a fare in modo che non morissimo tutti quanti orribilmente, perché facevano tutti gli attacchi, rompevo il cazzo. Se, ricordami se hai tipo le CPU come alleati No, comandi diretti pure là. lì. Ok, meno Però riuscì a farti il culo lo stesso, perché male. Madonna. attaccava, 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 si buffava, attaccava, si attaccava, buffava, Ma attaccava, attaccava. io quello che ho visto di gameplay era contro il Reaper, le 3 e 4. C'erano praticamente. Erano impostati in modo che facevano critici, no? Le CPU. Poi però la mossa che facevano dopo era wait. Io dico, che senso ha? Non posso fare Le niente. CPU di P3 sono alquanto stronze. Non posso fare niente. E stanno fermi. Cappa. In particolar modo quella di Mitsuru. Quella in particolare. Quella di Scassare. Mitsuru che ti dà sempre a fare mare in Karin sui nemici, in circostanze normali. Ma cosa cazzo ci devo fare con mare in Karin? Vari sono pazzi di nemici. Attaccalo e basta! Poi delettarlo fortissimo con le tue mosse ghiacciate e tu hai Marin. Riuscirò a fare un punto in 200 alla fine sulla cazzo di M2. Tipo 3 minuti e 49. minchia, come cazzo? La forza del porco. La forza del porco. E 4 e 14 con tutto, con il doppio protox e tutto. Non è hai modificato cose di pro Di pure good lì. handling, anche lì sempre lo switch di campanatura e di... Madonna mia, con sta moto muoio qua, ma che Allo schifo. stesso tempo però ho pure rafforzato un po' le sospensioni, le ho rese un po' più rigide. Ne hai messo più? Madonna Sì, ho aumentato un po'. Quasi al massimo. di tipo massimo meno 1. Ok. Tutte e quattro le barre a sto punto. Sì,
o quelle del ritorno che stanno attaccando indietro rispetto a quelle rispetto all'altro. Un po' zigzag, diciamo. Io lo sapevo che sarebbe stata una rottura di palle sto summit, ecco perché in cuor mio non lo volevo fare. Di fatto già sta gara con la moto mi sta Quale urtando delle due? la S1000. Guarda, quella è la meno peggiore in un certo senso. A me sta sul cazzo il tracciato qui. Sin dai tempi che l'abbiamo fatta con che cazzo era la Nissan. Assolutamente, però allo stesso tempo non è la peggiore. Io a me quella della M2 mi farebbero molto di più. E poi ovviamente c'è quella cazzo di Rally Raid. La Rally Raid dove Allora, Rally Raid ho fatto bene, non mi posso lamentare. davvero. Che Ce la senti schifo. sto com'è? Continua sempre così, eh? Così Poi la il... guida handling non è manco modificabile. Bel meme. Beh, aspetta, che merda. 3,49. Arrivarci a quel punteggio. Vabbè, mi devo togliere la M Performance M4 e altre due parole in più, no, vero? Mi rimette. Quindi te stavo a dire, non è che mi sta sul cazzo quella cantata di Reversing the Desert, semplicemente così è enjoyable la base, ma per il resto non ho proprio feelings riguardo a quella, anzi a un certo punto me l'ho stancata di quella solo base e ho messo quella cantata ieri. Allora Vedi? Vedi? In qualche modo ti piglia. lo so. Non è Però alla male, non fine è male quella del Porsche assolutamente. DP3 l'hai già sentita, invece. Sai Quella che è il poema The delle Battle anime. Where One Falls. Da battaglia. Vedi? Sarebbe Vedi, vedi com'è l'essenza. Cioè. Quella Persona Q2 che è figa, però quella è cantata. Oddio, aspetti, non posso mettere però una touring car senza doppio protox, vuol dire che muore. Assolutamente no, devo metterglielo per forza. Devi mettere io per forza due cose. Questa scala di note così è bellissimo. Bello, bello, Di quanto tempo nella sua bello, bello. sinistra? Questa dovrebbe essere boss finale, onestamente. Cioè, io avrei In un certo senso switchato. lo è, però poi allo stesso tempo c'è Io quell'altra. avrei switchato Yaldabaoth per le altre lotte e messo questa alla fine, onestamente. Non lo so. Forse. Come switcherò un prodotto se sta, però allo stesso tempo poi non ci sarebbe stato la cosa di A New Beginning. Ora Swear to My Bones, una di quelle due, no, mi sa che era il New Beginning. Spyro. Dovresti sentire quella dei Persona Q2, però c'è Lotus Goose, non so che ti fa il copyright lì. Madonna. Vero. Al limite Mi adesso. stupisce, sai cosa? Che quella con le vocals di questa non dà copyright.
Solo Life Will Change in continuazione, quella da un sacco di copyright. Non capisco. Se la metti così a sto punto faccio da subito, potresti davvero provare a capire più. Non lo so fino a che punto. Anche perché quella di Life Will Change non è che è proprio il copyright in sé, sono quelli che hanno fatto le cover che tecnicamente stanno violando loro stessi il copyright, se. A meno che non hanno un'autorizzazione, quindi boh. Sai qual è il punto? Tutto da bruci. Questo lo so. Guarda, una volta sono arrivato ad un passo alla chiusura del canale, perché era il tempo in cui ti era ancora concesso caricare musica altrui, no? E perciò che cosa avevo messo? La canzone di Smallville l'avevo caricato col link al download, quella di Kingdom Hearts. E qual era la quella che Barbara Streisand è presente, quella canzone lì, quella che fa così. Allora, ho avuto il culo che mi ha tirato giù soltanto i primi due che ho detto, il terzo era soltanto, come dire, ID, copyright ID, e l'ho dovuto togliere manualmente io perché ho detto qua sto a due strike, se me ne fanno un altro me lo chiudono. E questo è stato il periodo in cui hanno introdotto sta cosa, quindi molti canali sono stati chiusi senza preavviso. Il mio rischiava la stessa fine. E siccome però erano due e non tre, una limitazione ce l'ho avuto, ovvero che potevo caricare solo video lunghi fino a 10 minuti. Poi dopo 6 mesi però hanno tolto sta restrizione, per fortuna. Sì. Che poi è anche il motivo per cui è nato il secondo canale, che ho detto vabbè, forse carico playthrough lì. Poi allo stesso tempo non ho avuto lo sbatti di fare un cazzo. Ho fatto solo Crash 2 per GBA perché ho detto vabbè, magari se pie. Poi mi sono rotti i coglioni, ho detto no. E l'ho ricaricato sul principale e that's it. Sto facendo cagare con sta M Performance M2, M4 qua. Perché è l'auto che fa cagare. Madonna. Non è bizzarra. È molto bizzarra. Esatto. No, ogni uscita di curva drift, anche se è una curva piccola. K. Forse devo cambiargli le barrette qua di lì. No, 3 e 13. K. Dio buono. 79.000, che schifo. Vedi come va la canzone? È un ritmo costante. Invece il cantato è una parola e poi c'è una sfilza di altre parole dopo. E mi trolla a livello. Tutto concentrato solo sul cantato, però il resto del ritmo rimane comunque su considerare. Beh, sì. Il punto è che cerco di concentrarmi per capire il testo. Almeno la prima volta facevo così. Ah, ma l'ho modificato io sta M4. Per quale gara l'abbiamo usata allora? Per apps. Thank you.
Buono. Io ho fatto un double trick on 3, 4, 5 tentativi e continuavo nel sesto score. Anzi, continuavo per la grande. Cazzo. Ah, è l'ora della sofferenza. Drift. Tipo? Ti dirò, se tanto l'auto faccio pagare, ci ho messo poco tempo a fare quella cosa che faccio. Questi problemi che faccio. Buono. Non so se sto per finire o se in qualche modo devo tornare a giocare. La meme 2. Qual è sto evento qua che non mi ricordo? Oh no, ok, ora mi ricordo. Pali di merda. No, sta cosa è un pezzo di legno, veramente, non gira. Cristo Dio. Beh, penso che senza modifiche sarebbe stata il male assoluto a sto punto. Senza la modifica avrebbe cominciato a Sti perdere. pali di merda! Capito? Sì. Quindi non oso nemmeno immaginare. Perché non possono rimettere l'evento che è sulla pista, così non ci sono ostacoli bullshit come le freccette? Cioè, perché farli contare come ostacoli in primo luogo? Non lo comprendo io. Cioè, Non c'è niente che non c'era abbastanza. Madonna, che schifo. Ci dovrebbe essere però un modo per fargli perdere di più il posteriore. Cioè già così. Come ho detto, con le mie modifiche non lo perdo. Dovresti provare a vedere a sto punto senza modifiche come ti ho detto io. Perché senza le modifiche lo perdo troppo. Lo perdo troppo. Allora, il discorso qui è uno: o riesco a farlo andare ad una velocità superiore ai 100 costantemente, però è difficile. Perché se vado al di sotto poi si raddrizza e mi fa. Perché la barra è maxata con tutto questo solo 15.000 punti? Ah, mi sostiene che Speed ha fatto 15.000 punti qui, ma non è vero perché ho visto che ne ha 300.000. Molto a capo. No, non ho fre... Madonna, vabbè, poi la vaffanculo, ma torna subito. Che sta a fa? Sì, più o meno. Aspetta, perché ho due pezzi da drift nuovi se non l'ho manco finito l'evento? Da fuck? Ah, che questo è tu. Ma va in mono. Mi ha lasciato tutto lì. Il modo in cui si differenziano queste BMW è proprio disticante. Quindi tu hai modificato l'aerodinamica. Penso che se rimetto l'aerodinamica standard. Sì, Vediamo. probabilmente. Voglio comprare tutte le BMW unicamente per non vederle mai. Che spreco di soldi. Io Sì.
Io ieri ho farmato per prendere i bundle, così almeno ho detto, oh, dai, altre auto scontate. Ok, già con l'aerodinamica più aumentata si ragiona, però sembra non gira. A sto punto devo beccare le sospensioni corrette per i miei standard, I guess. Però va meglio di prima, questo sì. La pianti di darmi la combo finita con tutto questo driftando. Madonna, che eccesso di auto. Ma anche che eccesso di evento, direi. Che non si salva lei. Di velocità auto per cazzi mia, no, sto gioco oggi. Boh, se vuoi fare un tentativo, sì, se no, anche perché potremmo fare 700 al limite di velocità. Cosa? Che poi con il limite di velocità è tipo tutto bellissimo. Peccato solo perché potrebbe spawnare il tra. Bellissimo, tanto è vero che questo giro poi se l'ho fatto 6,50 non è un punteggio relativamente basso. Mi accontenterò della prima cosa che capita su sto drift, perché veramente non è possibile che faccia così schifo. Porco, che notizia. Ora io provo a fare la stronzata di copiare il setup che ha la roof su sta cosa. Vediamo che succede. Quindi centro, centro. Meno 2, meno 1, meno 2, meno 1. Angry Clicker che ha fatto un'arte di tacone. Ok. Oh, Helly. Sto mettendo il setup che ha la roof su sta cosa, su st'auto. Sicuramente sarà diventato un meme, infatti non è agevolezze, però. Aspetta, ha detto che eri online, che no, non sei joinato, quindi era solo la notifica dell'online. Ok, no. Sta perdendo tipo il culo malissimo questo setup adesso. Lo sapevo. Me lo immaginavo. Però da un lato potrebbe essere positivo se riesco a gestirlo. Speriamo che lo sia. Ok, mi sta rompendo i coglioni a far sempre. And win a great prize! Ok. Ho mantenuto la combo per più a lungo, ma sempre cancro rimane. Purtroppo. Basta sti ostacoli del cazzo. Bel meme. Before to work.
perché voglio dire, col fatto che prima è morto a random gli sarà preso qualche problema così. Sì, perché stranamente non ha perso la connessione al TC2, quindi avrò resettato i parametri o qualcosa del genere. Dopo ci provo. Mostro al drift. Posso almeno arrivare a fare la combo al massimo una singola volta, così ho un punteggio quasi decente, per favore. No! 180.000, no, che schifo. Non arriverò manco a 100.000, suppongo. Se ci arrivo bene così. Sessantaduemila, che schifo. Posizione 1945. Allora, non pare esserci gente, però ancora è troppo presto per dirlo. E di fatto sono spawnati. Quindi non è un problema mio. Antimeme. Chiuso e riaperto un gioco, non posso essere. Per apps, allora chiudere apro pure io.